Aspetta, non rispondere. Sì, lo so che in questi casi manca una cosa fondamentale, però... Però ho deciso oggi e ti prometto... Ti prometto che te ne regalerò uno vero. Amore, io voglio passare il resto della mia vita con te. Vuoi sposarmi? Oddio, Nico, non... Non lo so. Mi prendi un po' alla sprovvista. Hai bisogno di tempo per pensarci? Sì, sì, forse è meglio. Ok, ci ho pensato. Sì. Sì, Nico Poggi, voglio sposarti, sì. Ho avuto paura che non volessi. Sei la cosa che voglio di più al mondo. Filippo, io ho provato a riparlare con tua moglie sperando che avesse cambiato idea, però non è stato così e quindi dobbiamo assolutamente trovare qualcuno che la sostituisca. Vabbè, te l'ho già detto, no? Ci sono varie agenzie di interpreti e traduttori a cui possiamo rivolgerci. Filippo, a noi non serve solo una interprete. Ci serve una persona capace di conversare, di intrattenere gli ospiti e soprattutto disposta ad andare in crociera e in barca a vela, e non è facilissimo. Vabbè, scusa, proviamoci, no? Prima di definire che questa sia un'impresa difficile o facile. Ma io ci ho già provato a fissare un paio d'appuntamenti, ma non sono affatto convinto che siano le persone che facciano a caso nostro. Purtroppo non abbiamo il tempo per fare una ricerca approfondita, visto che tua moglie ci ha piantati in asso senza il minimo preavviso. Vabbè, senti, quando devi vedere queste persone, magari vengo insieme a te a parlarci. Scusami, ma lasciando per un attimo da parte il lavoro, mi è appena arrivato questo messaggio da Greta. Ah, che dice? Che mi lascerà Cristina per qualche giorno la settimana prossima. Bene. Il 31 agosto è stato il suo compleanno. Ha compiuto 7 anni. Per il periodo che sarà con me, potremmo fare qualcosa tutti insieme per festeggiarla, che ne dici? Sì, va bene, dai, poi vediamo. Mi piacerebbe che Cristina e Irene si frequentassero. In fondo hanno solo 3 anni di differenza e Cristina potrebbe essere una sorella maggiore. Filippo, malgrado la mia nota insensibilità, mi sembra evidente che sia tu che Serena, che ho incrociato in atrio, siate di pessimo umore. È successo qualcosa? Niente di cui valga la pena parlare. D'accordo, come vuoi, ma nel caso cambiassi idea, sai dove trovarmi. Uscendo? Sì, perché? Perché vorrei parlarti. Filippo, per quanto tempo ancora hai intenzione di ignorarmi e di dormire sul divano? Eh? Non pensi che sarebbe più giusto e anche più civile darmi la possibilità di spiegarti come sono andate le cose? Piuttosto che reagire con questo silenzio che sembra quasi una punizione. Io non ti sto punendo. Io avevo solo bisogno di tempo per riflettere. Ci ho pensato tutta la notte e hai ragione. È arrivato il momento di mettere in chiaro le cose. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, Luciana. Ha trascorso buone vacanze? Sì, molto bene, grazie. Sai, passare 2 settimane di vacanza su uno dei nostri yacht
È stata un'esperienza davvero unica. Lo immagino. Ho fatto anche delle bellissime foto. Magari potremo usarle per la prossima campagna pubblicitaria. Certo. Ci sono un po' di carte da firmare. Bene. Qui invece, novità? Sì, dunque, l'ingegner De Stefani ha chiesto di lei. Gli dica che sono in sede, mi fissi una riunione. Va bene. E stamattina l'ha cercata il dottor Biscardi. L'ho già sentito, grazie. Avvocato, in realtà ha telefonato più volte il dottor Lestri. Non mi riguarda, è un cliente della signora Giordano. Vuole occuparsene lei direttamente. Lo so, è solo che la signora Giordano è da un bel po' che non viene in ufficio. Forse è ancora in ferie. In ferie? Va bene, avvocato, se ha bisogno di me, io sono di là. Buongiorno. Dormito bene? Sì, abbastanza. E tu come ti senti? Come al solito. Credo che l'impianto di irrigazione abbia qualche problema. Stamattina il giardino era assetato. Ora vado a dare un'occhiata. No, no, aspetta un attimo. Le medicine le hai prese? Ho capito che devo ricordartelo io ogni mattina. Sono in stanza, te le vado a prendere? No. Tranquilla. Vado io. Ciao Alberto, sei tornato? Sì, Marina. Io sono al lavoro, tu invece dove sei? Mi dici che intenzioni hai? Hai deciso di occuparti a tempo pieno del padre ritrovato? I motivi per cui ho deciso di prolungare le ferie sono altri. Comunque non devo rendere conto a te. Ti sbagli, Marina. Tu hai degli obblighi verso i cantieri e verso la gente che ci lavora. Prima di tutto nei miei confronti. Non accetto lezioni da te, Alberto. Io gli impegni li ho sempre mantenuti. E continuerò a farlo. Ah, bene. Allora ti aspetto qui. Avvisami quando arrivi. C'è una riunione con De Stefani e poi c'è Lestri che ti ha cercato. Non ho detto che vengo oggi. Con De Stefani parlaci tu e a Lestri ci penso io. Ti saluto. Non ti azzardare ad attaccarmi il telefono in faccia. Ti ricordo che coprire un latitante è reato, punibile con una pena di 5 anni di carcere. Per il momento ho deciso di stare zitto, ma potrei anche cambiare idea. Creando non pochi problemi sia a te che a lui. Mio padre, lascialo stare. Dammi il tempo di arrivare. Filippo, io posso solo ripeterti per l'ennesima volta che a me Leonardo non interessa e io non provo niente per lui. Va bene, allora spiegami perché l'hai baciato. Ma infatti io non volevo, è stato lui a baciare me. Allora facciamo così. Rimettiamo in fila tutte le cose che sono successe fra di noi negli ultimi mesi. Per prima cosa abbiamo avuto dei problemi sul lavoro. Non per colpa mia, per colpa di tuo padre. Sì, però tu mi hai sempre accusato di non stare dalla tua parte, te lo ricordi, sì? Poi io ti ho chiesto di avere un altro figlio e tu che cosa hai fatto? Hai rifiutato. No, non è vero, io non ho rifiutato, ti ho soltanto chiesto del tempo. Senti, Sere, lasciami finire. Il tuo rifiuto mi ha fatto soffrire e te l'ho spiegato perché. Però Filippo, io ti giuro che ti amo. È solo che ci sono delle volte in cui io mi sento inadeguata vicino a te. È come se tu non mi considerassi alla tua altezza. Sì, però questo è un problema tuo. Perché io non ho mai fatto nulla per farti sentire così. Anzi, io ti ho sempre stimato, rispettato, ho cercato di dimostrartelo in tutti i modi. Io penso che sia questa tua insicurezza che ti spinge a cercare altri uomini. Ma io non cerco altri uomini. Ma dai, Sere. E prima c'è stato Tommaso, e poi Claudio, e poi adesso Leonardo. Ogni tanto spunta fuori qualcuno che ti ascolta più di me, che ti capisce più di me, che ti apprezza più di me. Ma non è vero! Ma per favore. Invece di continuare a negare, forse sarebbe il caso che tu ammettessi una volta per tutte che il nostro rapporto è in crisi. E che forse non ci stai più tanto bene con me. Le medicine le ho prese. Ora posso andare a vedere l'impianto di irrigazione? Sì, però mi raccomando, se stai troppo sotto il sole, riparati la testa, va bene? Va bene, Marina. Che stai uscendo? Oh, sì, sto andando ai cantieri e mi spiace. Rimarrei con te molto volentieri, ma purtroppo devo andare. Ma certo. Certo, non voglio che tu trascuri il tuo lavoro per stare con me. Alberto Palladini non ha bisogno di me.
Si inventa mille problemi per mettermi in difficoltà. Marina, dimmi la verità. Sei sicura che non è la mia presenza qua che ti mette in difficoltà? Il tuo socio mi ha visto e forse ha scoperto chi sono. Ma assolutamente no, papà. Ma che cosa vai a pensare? Alberto è una brutta persona, l'hai capito anche tu, no? Appena l'hai visto. Il nostro è sempre stato un rapporto pessimo. Cerca in tutti i modi di rendermi la vita difficile, ma alla fine non ci riesce. Quindi adesso vado, lo calmo, sistemo alcune cose e poi torno, va bene? L'unica cosa che a me dispiace è lasciarti qui da solo. Non rientrerò per pranzo. E questa è una cosa gravissima. Va bene, comunque, per qualsiasi cosa, c'entro niente, va bene? Buon pomeriggio, papà. Ci vediamo dopo.